Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta molto ma molto semplice. Come abbiamo già parlato nelle scorse puntate delle ricette che abbiamo fatto insieme, oggi prepariamo un risotto con i broccoli, burrata, e come decorazione sopra il risotto e la burrata faremo una pancetta croccante. Iniziamo prima di tutto a tagliare il broccolo. Il broccolo ha una parte, quella superiore, che viene tagliato in questa maniera. Vengono fatti tanti pezzi, così che lo mettiamo a bollire. Questa verdura va cucinata, va bollita nell'acqua bollente salata, massimo 7 minuti. Adesso vedremo come farle. Una volta lavati i broccoli, siamo pronti per far bollire i nostri broccoli. Allora, in questa maniera i broccoli mantengono il colore verde facendoli cuocere solo 7 minuti. Adesso incominciamo a preparare il nostro risotto. Il risotto, normalmente io utilizzo il Carnaroli in Italia, per mantiene molto più la cottura, ha una quantità di amido che mi permette poi di fare meno mantecatura, ad esempio utilizzando meno formaggio o burro, dipende quello che noi andremo a utilizzare. E questa volta utilizzando ho trovato un riso greco che si chiama Carolina, quindi magari Carnaroli, Carolina si avvicina molto. Quindi abbiamo la nostra cipolla, in questo caso bianca, la utilizziamo. Segreto che credo che ormai tutti quanti sanno, il segreto è quello di respirare con la bocca aperta, non di respirare col naso. Quindi abbiamo la nostra cipolla qua, ne utilizzeremo una intera, dopodiché gli diamo una tagliata al centro, così. Quindi la cipolla va tagliata fine. Adesso andremo a fare un soffritto insieme al riso e poi andremo a sfumare col vino bianco. Quindi i nostri broccoli 7 minuti sono praticamente pronti, guardate, il colore rimane praticamente intatto. Mettiamo all'interno perché dobbiamo creare una crema da poi aggiungere alla fine, vi farò vedere come e quando, alla fine per condire il nostro risotto. Dobbiamo aggiungere a questo olio extravergine d'oliva, in questo caso un italiano pugliese, pepe. Il sale non lo aggiungiamo perché già l'abbiamo aggiunto nell'acqua, e poi vedremo dopo all'interno del risotto quanto sale serve. La cosa più principale quando si combinano tutte queste cose, specialmente nel risotto, nelle lasagne, è non mai eccedere col sale. Possiamo aggiustarlo durante la cottura e possiamo aggiustare tutti gli ingredienti, tutto quello che noi mettiamo, in vari step. Quindi mischiamo, cerchiamo di frullarlo in una maniera non troppo aggressiva, con dei colpetti, per non far risultare, per non farlo emulsionare. Quindi se si emulsiona questa crema di broccoli cambia colore e cambia anche sapore. Primo step del risotto è fare un soffritto con la cipolla. Quindi aggiungiamo l'olio all'interno della casseruola, non tantissimo, dopodiché prendiamo, la buttiamo all'interno. La nostra cipolla ormai è diventata bionda. Aggiungiamo il nostro riso Carolina greco. Come ho già detto, potete utilizzare un Carnaroli o un Arborio o un Roma. È tostato, che incomincia a diventare un colore abbastanza bianco acceso. Aggiungiamo il nostro vino bianco. Una volta evaporato il vino,
possiamo aggiungere il nostro brodo. Il brodo è quello che abbiamo praticamente fatto bollire i broccoli all'interno, quindi abbiamo già la sostanza del broccolo all'interno del nostro brodo e aggiungeremo piano piano per poi cuocere il nostro risotto. Quindi il nostro vino bianco completamente evaporato, adesso incominciamo ad aggiungere il brodo. I risotti vanno sempre curati, nel senso bisogna seguirli abbastanza, quindi abbiamo un 18-17 minuti adesso da girare in questa maniera, aggiungendo il brodo a coprire il riso. Siamo a 16 minuti, aggiungiamo la nostra crema di broccoli che abbiamo preparato prima, super verde, super gustosa. In questa maniera non la dobbiamo cuocere, la dobbiamo solo mantecare, quindi tutte le proprietà del broccolo rimangono all'interno. Abbiamo il nostro risotto verde, il nostro risotto è pronto, aggiungiamo una noce di burro, non di più, adesso è perfetto. Adesso vi faccio vedere come potete fare la pancetta croccante senza alcun olio, perché già la pancetta è grassa, e la mettete all'interno di una padella antiaderente e fate soffriggere finché non diventa marroncina, croccante. Padella antiaderente rovente, senza olio, già la pancetta ha parecchio grasso, quindi non serve nessun tipo di olio. O una pancetta nostrana delle zone dell'Umbria sarebbe la cosa perfetta, però ovviamente, come dico sempre, dove uno si sposta si deve adattare più o meno agli ingredienti che trova sul posto, e magari c'hai delle belle sorprese che hanno degli ingredienti veramente veramente buoni. Il nostro risotto adesso è pronto, andiamo a impiattarlo. Quindi abbiamo la nostra burrata super fresca pugliese, la tagliamo leggermente a metà, vedete la parte soffice che sta all'interno, la adagiamo sul piatto e in questo caso abbiamo il nostro bacon che mettiamo sopra. Quindi aggiungiamo un po' d'olio a crudo. Questa è la mia ricetta: risotto con broccoli, burrata pugliese e della pancetta croccante. E ci vediamo la prossima settimana. A presto e buon appetito!